che questa delega Ostia l'ha avuta per appena 4 mesi. Sembrano secoli, ma sono stati solo 4 mesi, pure scarsi volendo, perché sono andati dal 29 di aprile del 2015 al 27 di agosto del 2015, quando il municipio di Ostia è stato sciolto per mafia e sono arrivati i prefetti con la commissione prefettizia. Io purtroppo non ho sentito benissimo quello che ha detto il vicepresidente del Cambiente, però mi è sembrato averlo intuito più o meno. Il problema di Ostia è un problema, credo che abbia delle peculiarità rispetto anche alle altre situazioni delle concessioni balneari in Italia, nel nostro paese, perché quello che ha caratterizzato Ostia in tantissimi anni è stata la gestione di quelle concessioni di suolo pubblico, di servizi che dovevano essere anche in qualche modo pubblici, destinati al pubblico, come se fosse un feudo privato in cui tutto fosse consentito, a cominciare dagli abusi edilizi, per passare al fatto che a Ostia non si è potuto andare al mare senza pagare un obolo, un prezzo ai concessionari, alle modalità di alle violazioni agli stessi provvedimenti concessori. Pensiamo per esempio al lungo muro di Ostia, tutti voi conoscete il lungo muro, sono 8 chilometri quasi ininterrotti di muro che separa Roma dal suo mare, che nelle stesse concessioni era per esempio previsto che non dovevano essere alte le recinzioni più di 90 centimetri o più di 150 più di 110 in alcuni casi, ma ci troviamo con delle recinzioni molto più alte, che non ci dovessero essere barriere laterali tra gli stabilimenti, al massimo un canapo per delimitare le rispettive concessioni, e ci troviamo, ci abbiamo trovato i muri con i disabili, posti all'ombra per le persone più deboli, tutta una serie di doveri da parte del concessionario che sono stati regolarmente violati. L'ultima cosa che sono riuscito a fare in quei 4 mesi è stata quella di mandare una squadra di vigili a andare a fare con un formulario degli accertamenti su tutti e 61 gli stabilimenti di Ostia, e su tutte e 61 gli stabilimenti di Ostia sono state trovate delle irregolarità, in alcuni casi molto 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 gravi, tali da determinare la decadenza del processo. Questo a prescindere dalla questione Bolkestein, che vedete ora molto spesso si confondono i problemi di Ostia e i problemi che spero siano molto più ridotti in altre realtà locali che non conosco, con i problemi dell'applicazione della direttiva Bolkestein. La direttiva Bolkestein è una cosa di cui poi magari due parole le dico. Ma il problema di Ostia non è altro, il problema di Ostia era e credo e rimane ancora quello che la gestione di un bene pubblico, qual è il mare, qual è quel tratto litorale, è stato affidato a privati che hanno fatto solo quello che ritenevano opportuno. Quando sono arrivato a Ostia non volevo fare la guerra ai balneari, perché io mi rendo conto, sono un uomo di mondo, ho fatto il militare a Cuneo, e mi rendo perfettamente conto che ci sono famiglie, persone, imprese che hanno investito in qualche modo, che andavano quindi anche tutelati determinati iniziative. Ma avevo chiesto loro: eliminiamo gli abusi, togliamo le recinzioni, i muri, diamo alla gente la possibilità di andare al mare senza pagargli l'obolo. Magari pensate anche sul piano commerciale quanto renda il mare in gabbia e quanto potrebbe rendere invece gestire i servizi in una spiaggia libera, probabilmente vi renderebbe di più con investimenti più ridotti e portando degli introiti maggiori. C'era un'esperienza che è stata devastata poi dalla stessa pubblica amministrazione, che era quella della spiaggia libera gestita da Wisp Libera, che ha fatto un lavoro secondo me anche degno di nota, ancorché poi lì gli abusi sono stati immediatamente notati, non l'avevano manco fatti loro, a dire la verità, e quella spiaggia è stata devastata così a norma di legge. Però per esempio lo stesso è stato fatto, adesso la dico grossa, per l'esercito italiano. Io invito tutti quelli che hanno la possibilità di farmi un giro nello stabilimento dell'esercito, non guardate solo lo stabilimento, guardate il parcheggio. Si sono asfaltati chilometri, chilometri quadrati, di macchie mediterranee asfaltate, di dune mediterranee distrutte per far parcheggiare i generali e in pensione le mogli dei,
dei militari impiegati in missioni internazionali. Il problema Ostia, vedete, è molto diverso rispetto al resto d'Italia, almeno mi auguro che sia così. E il mio tentativo fu quello appunto di riportare legalità. Io ho aperto i varchi a mare con le ruspe, non è che risolvevo il problema con i varchi a mare, me ne rendevo perfettamente conto che cosa me ne faccio di andare ad aprire dei varchi in quel lungo muro per consentire l'accesso alle spiagge dove farne altre, sapete perfettamente che cosa fanno se tu ti appoggi l'asciugamano su quel tratto, il tratto della fascia di rispetto, sono prontissimi di cose, fossero vicini urbani pronti a dirti che lì è la fascia di rispetto e tu non ci puoi stare. Ovviamente se ne fregano tutte le altre violazioni che loro commettono, ma quello è mai il fatto che tu ti appoggi con l'asciugamano dove teoricamente devono passare i mezzi di soccorso, quindi tu non ci puoi stare, è una violazione che loro immediatamente, anche se nessuno gli ha dato titolo per farlo, vanno a, con i loro buttafuori, vanno a riportare alla legalità. Vedete, il problema è diverso, il problema è capire quale, che cosa voglio fare. Io ho partecipato alla stesura della legge regionale, sono riuscito a strappare quel 50% di spiaggia a libera fruizione, ma come limite minimo del comune. In realtà io volevo il 60, non sono riuscito a ottenerlo, parlare con le mie interlocuzioni con il consiglio regionale. Sono riuscito a dare il 50, ma il 50 è il limite massimo che tu potevi dare di stabilimento. Questo aveva una sua logica, diamo il tempo di bandire le concessioni, di riportare tutto, nel momento in cui una determinata concessione scade naturalmente, ritorna al comune, non è detto, nessuno mi obbliga a metterla a bando come stabilimento, lo posso mettere a bando come spiaggia, spiaggia pubblica e quindi mettere a bando la gestione dei servizi. Ma tutto questo non è avvenuto, perché ovviamente il comune si è mantenuto ha fotografato, ha certificato lo status quo ante. Il PUA che io ho trovato, il progetto di PUA che ho trovato io quando ero un comune che era stato già in qualche modo predisposto, era una sanatoria mascherata. Pensate che consentiva di sanare gli abusi edilizi, nel senso che gli abusi tu li dovevi distruggere, abbattere gli abusi edilizi che erano fatti, e a Ostia sono tanti, tantissimi. Pensate che quando mi chiamai il generale Apostolo per farmi dare l'elenco delle domande di condono presentate sugli abusi edilizi a Ostia o sul lungomare dagli stabilimenti, mi portò un tabulato spesso una decina di centimetri, con dentro in ogni pagina c'erano 20-25 interventi annotati. I vigili mi scaricarono due camion di carte alla pineta a Castelfusano, dove c'era all'epoca l'ufficio che si occupava del lungomare, perché quegli abusi erano stati verificati, accertati, denunciati. I soletti dirigenti del municipio cosa ne hanno fatto? Avevano fatto l'avvio del procedimento. Ovviamente i balneari avevano presentato domanda di condono, la domanda di condono non veniva presa in considerazione perché ero messo a mezzo la domanda di condono, restava nel fondo, nessuno notava che lì il condono comunque non era possibile, sia perché non era un bene pubblico, sia per tutti i vincoli paesaggistici e archeologici di cui che esistono per dentro, quindi nessuno la rigettava, per cui quelle ordinanze di demolizione rimangono ancora soltanto un flammus docis. Allora, il cuo che io ho trovato era quello che permetteva di pigliare questa abusa edilizia, di tenere le volumetrie e di spostarle altrove. Io ho litigato col mondo per far capire che non c'erano volumetrie assentibili sul lungomare, perché se i piani regolatori non prevedono la possibilità di edificare sulle spiagge e aree lì, che significa? Non significa che gli applichi la percentuale minima del 3% previsto per il verde pubblico, significa semplicemente che non si può costruire, che non si può edificare, tutto quello che c'è che è stato edificato dopo l'entrata in vigore di quelle norme va. E allora qui ci voleva un atto di grande coraggio, che era quello che io pensavo di fare, revocare, far partire i procedimenti di decadenza di quelle concessioni, per i concessionari che avevano violato, ce n'erano tantissimi, che avevano violato le regole della concessione, le regole di quel PUA che secondo il Consiglio di Stato, quello precedente, era in qualche modo applicabile, che avevano commesso gli abusi edilizi
dopo l'accertamento definitivo, hanno sollecitato l'ufficio comunale edilizio a smaltire immediatamente quelle pratiche, con che idea? Quella di mettere a bando quelle, immediatamente quelle concessioni. La Bolkestein, per me che faccio il magistrato, è sempre stata immediatamente esecutiva in Italia da quando l'abbiamo ancora notificata. Ora lo certifica il Consiglio di Stato, ma io giuridicamente non avevo dubbio che quella norma, quella direttiva, l'articolo 12 della direttiva Bolkestein, fosse immediatamente automaticamente e totalmente eseguibile immediatamente, nel senso che tu non potevi più fare proroghe di concessioni, non potevi più permettere quei illeciti scambi di concessioni, vendite di concessioni da una società a un'altra, i frazionamenti che si facevano da sole, con le planimetrie che facevano da sole. Non vi racconto quello che ho visto sulle planimetrie, vi dico semplicemente che quello che avete dato, le planimetrie su cui sono state poi date titoli concessori prorogati, titoli concessori, era il presidente di Federbalneario, come poi si è chiamato successivamente, è il proprietario titolare del più grande stabilimento di Oslo. E invece l'affidarlo a un ingegnere pubblico, questi atti l'abbiamo fatto privato. E vi assicuro che c'erano difformità evidentissime, bastava andare su Google Maps per vedere quelle difformità, tra quelle planimetrie esistono. Bene, il problema è quello che noi vogliamo fare. Oggi come oggi noi abbiamo delle sentenze al Consiglio di Stato, c'è un'altra recentissima del TAR che pure messa in materia sul commercio ambulante, più o meno ci dice la stessa cosa. Ci dice sostanzialmente che la direttiva Bolkestein fin dal 2009 era esecutiva in Italia, che le uniche concessioni che possiamo salvare sono quelle prorogate prima del 2009, prima del recepimento di quella direttiva, quelle dopo sono comunque illegali, perché tutte le leggi di proroga che abbiamo fatto sono state dichiarate illegittime dalla Corte di Giustizia Europea. Conseguentemente, oggi come oggi, ringraziamo il Consiglio di Stato per aver dato questa proroga fino al 31 dicembre 2023, affinché i comuni si possano mettere in regola, ma cominciamo a lavorarci. Cominciamo a lavorare seriamente e cercare di capire. Io non sono, lo ripeto, un manichino. Io mi rendo conto che chi ha comunque investito, chi ha comunque una tradizione, un'impresa, spama bocche sul litorale, debba avere un qualche privilegio, un qualche, nel senso che prevediamo nei bandi di gara un piccolissimo, tale comunque da non alterare oltre non tutto il risultato, un piccolissimo punteggio aggiuntivo per chi ha esperienza nella gestione di quella determinata concessione. Ma non più di tanto, e cerchiamo di aprire il mercato, soprattutto prevediamo i bandi di gara, che una fase si può fare, si può costruire, ne avevo parlato con l'ANAC, ne avevo parlato con Cantone, costruiamo un appalto misto di concessioni e lavori in cui si dia la possibilità, anzi l'obbligo, a chi subentra quella concessione di abbattere gli abusi, di riportare tutto a legalità. Io credo che si possa fare, il problema è capire, c'è veramente una volontà politica o non ci sta. Finora la volontà politica che noi abbiamo visto da parte del nostro legislatore è stata quella di prorogare l'entrata in vigore della Bolkestein e poi chi verrà presto se ne prenderà le conseguenze. Ormai non credo che ci sia più tempo, anche perché dopo gli arresti dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, noi qualunque legge si faccia che proroghi in Italia l'entrata in vigore della legge può essere automaticamente disapplicato dal giudice amministrativo in quanto contrastante con la direttiva europea, immediatamente esecutiva, immediatamente applicabile. Conseguentemente io credo che non ci sia più tempo. E allora che quelli che qualcosa ne capiscono di questo settore si mettano a lavorare e cominciano a pensare a dei bandi pilota, ovviamente chiaramente bisognerà andare a vedere poi le peculiarità di ogni singola zona, ma qui i comuni occorre che siano molto più preparati di come hanno dimostrato di essere fino a questo momento, e si dia la possibilità di recuperare legalità, si dia la possibilità finalmente di fare in modo che il mare, come per tutti i cittadini europei e come è previsto da una norma di legge, la finanziaria Prodi l'ha sancito, anche se non c'era secondo me bisogno, ma l'ha proprio menzionato, che l'accesso al mare è libero e gratuito per tutti i cittadini. E ricordiamoci un'ultima cosa: io Stato ti do la concessione di un bene pubblico perché tu lo faccia quello che io Stato non intendo fare, non posso fare, non ritengo di dover fare, cioè gestire quel bene, ma nell'interesse pubblico. Fermo restando il tuo interesse imprenditoriale, è giusto che tu ci guadagni, ma quando ci guadagni? Vi dico una cosa sola:
Lo sapete quanto si paga per una, in media per la concessione demaniale di queste di Ostia? Sui 30-35 mila euro all'anno, più o meno, insomma, anda facendo una media. Un chiosco della Torre di Capocotta pagava 33 mila euro all'anno di concessione, 33 mila euro all'anno, che non pagava, era pure moroso. Aveva subaffittato un pezzettino di quella concessione per 180 mila euro all'anno, nel posto dove c'era la spiaggia naturista, tanto per parlare chiaro. Io ho il preliminare. Vi rendete conto di quanto guadagno c'è? Se un imprenditore decide di spendere 180 mila euro per, e lo Stato si incassava 30 mila euro, che poi manco incassava perché non pagavano di fatto, ma avrebbe teoricamente incassato 30 mila euro per la concessione di un pezzo di litorale che era il quadruplo di quel pezzettino dato in concessione, il privato chiaramente ci guadagnava già 150 mila euro solo in quel modo. Vi rendete conto che oro che ce ne dispiace? Che oro che c'è nelle spiagge, perché questo oro deve essere nelle mani dei privati che hanno avuto la fortuna di ereditare una concessione dai loro nonni, bisnonni e cusinonni che non sappiamo manco come l'hanno avuto? Vogliamo riportare un minimo di legalità in questo settore e cercare di fare in modo che questo oro sia diviso da tutti?